Mi chiamo Paolo San Micheli, sono un agile business coach, collaboro con Scrum Inc., la società fondata da Jeff Sutherland, il coautore di Scrum e dell'Agile Manifesto, e quindi come trainer faccio corsi per Scrum Master, per Product Owner, Scrum Scale, Coach e così via. Sono autore di due libri, il primo è Scrum for Hardware, dove quindi qua si parla di come usare il framework Scrum con un prodotto tangibile, qualcosa di fisico. E non è l'argomento di cui parlerò oggi. Il secondo libro, ed è l'argomento di cui parlerò oggi, è intelligenza artificiale. C'è la prima citazione di questo professore della Duke University, che poi ho scoperto che ha riciclato anche per argomenti diversi come la blockchain o big data, ma sostanzialmente ci porta un po' il clima nella qualità, no? Dall'avvento di ChatGPT in avanti non c'è telegiornale o radiogiornale o rivista che non pronunci la parola magica ChatGPT. E poi quando si va a vedere realmente cosa fanno le aziende e si alza un pochino la cortina dell'hype, si scoprono un sacco di belle cose. Questa è una conferenza che fino a qualche mese fa consideravo un punto di riferimento perché era l'ultima conferenza in Silicon Valley dove hanno parlato di temi di intelligenza artificiale prima della pandemia e avevano fatto una fotografia abbastanza impietosa. L'87% dei progetti di intelligenza artificiale, secondo queste persone, Chris Chappell era il Senior Vice President Data and AI a Gap, che è un noto brand di abbigliamento, e Deborah Leaf, che è CTO per Data Science e IBM. L'87% dei progetti di intelligenza artificiale non raggiunge mai la produzione. Che venendo dal software, sì, la produzione non è mai stato facile, ma insomma la percentuale è un pochino alta, per essere eufemistici. E poi è arrivato ChatGPT. Qual è la differenza? È che ha sdoganato l'idea di usiamo un modello a cui mandiamo dei dati al di fuori dal mio perimetro aziendale e quindi abbattere drasticamente la complessità di aggiungere delle funzionalità pseudomagiche ai vari software. Ad oggi è il prodotto nella storia con il più rapido tasso di adozione, ha raggiunto 1 milione di utenti in 5 giorni. Che cosa significa GPT? Quando l'hanno pubblicizzato si parlava di Generative Pre-trained Transformer, che è l'architettura che utilizzano, una roba molto nerd. Ma nel mio libro avevo parlato di GPT molto prima, perché è anche la sigla che racchiude un concetto molto interessante per quando si parla delle rivoluzioni industriali, ovvero General Purpose Technology. Le General Purpose Technology sono quelle tecnologie che una volta presentate creano non solo un miglioramento all'interno dei mercati e delle applicazioni esistenti, ma creano una vastità di nuove opportunità mai viste prima. Ok, quindi sta parlando di roba del tipo l'energia elettrica, il motore a scoppio, il computer, internet, ok? Quindi immaginatevi di essere lì nel 1870 quando Nikola Tesla presenta il concetto di corrente alternata, che ha il grande vantaggio di poter essere trasformata in una maniera molto più efficiente della corrente continua. E quindi uno vede questo primo esperimento e le battaglie, no, tra Tesla e Edison e si dice, oh, che bello, la corrente alternata. Quindi la potrei portare un po' ovunque, anche nelle case. E che cosa ci posso fare con la corrente alternata nelle case? Ma vabbè, forse si potrebbe utilizzare per fare delle illuminazioni. Ah, ma poi qualcuno è arrivato e ha detto, beh, ci potremmo fare anche dei motori. Cosa ne faccio di un motore in casa mia? Ah, beh, potrei utilizzarlo per separare il caldo dal freddo e ci faccio il condizionamento oppure il frigorifero. Ora, da Tesla fino ad arrivare alla mia mamma che quando ha da cucinare dice Alexa, timer 5 minuti, ok? Il passo è abbastanza grande. Ma noi con l'intelligenza artificiale siamo più o meno a vedere Nikola Tesla che presenta la corrente alternata. Quindi che cosa ci possiamo fare con questa roba? Boh. Cioè, le opportunità sono incredibili, anche perché c'è un elemento abilitante che non ha precedenti, cioè il modo per creare un prodotto nuovo, in termini tecnici anche forse un pochino pompato, chiamano prompt engineering,
sull'engineering potremmo discutere se è veramente una ingegneria, si parla in linguaggio naturale. Tra l'altro, volendo anche nel nostro linguaggio naturale, madrelingua, quindi non c'è nemmeno bisogno di parlare inglese per dire a ChatGPT di fare delle robe. O, essendo un po' più professionali, a un large language model di fare delle robe. Quindi vuol dire che se voi avete un'azienda di 1.000 colletti bianchi, ma semplicemente perché i colletti blu non hanno il computer fra le mani tutto il giorno, avete 1.000 sviluppatori. E che cosa ci potresti fare con questa nuova tecnologia? Si va oltre la fantascienza. E quindi è un'opportunità di business incredibile, perché l'intelligenza collettiva attorno a queste idee di prodotti nuovi è elevata alla totalità dei dipendenti. Ma c'è anche un po' di difficoltà, perché se chi di voi è anche sviluppatore, conosco qualche faccia, capisce che se voi avete la totalità dei dipendenti di un'azienda che in tutto il giorno può scrivere ogni volta che ha un'idea un nuovo pezzo di codice, parliamo di debito tecnico, parliamo di come mantenere questa roba, parliamo di come mantenerla sicura, tralasciando anche i problemi etici che sono giganteschi in questo caso. Quindi la difficoltà è l'idea di design for change, cioè fare qualcosa con l'idea di essere cambiato, cioè non è un'appendice, è il principio fondamentale. Con una tecnologia così veloce, qui c'è una timeline che fa vedere i modelli che sono usciti, sia proprietari che open source, negli ultimi 2 anni, e praticamente ogni 2 mesi avviene che rivedi un attimo le tue convinzioni, perché c'è sempre qualcosa di nuovo. E quindi il cambiamento, rispondere al cambiamento è molto più importante del piano che ti sei fatto in testa quando hai fatto la prima versione del tuo front. Quindi, come si fa a fare questa cosa sbagliando? È molto facile. C'è il piano di articoli, i pattern sono simili a quelli che conoscevamo. Il primo pattern è quello del divide e impera. Ora, c'è Giulio Cesare ci ha conquistato la Gallia con questo approccio del divide e impera, e non si è capito perché in ingegneria ci sta questo approccio di prendere problemi, separare, risolvere i problemi singolarmente e rimetterli insieme. Salvo il fatto che il rischio più rilevante nelle ingegnerie è proprio l'integrazione, che se la lasci in fondo poi ti potrebbe venire a cercare. Quindi trattare data science come un altro silos dei 5.000 silos che già ci sono nelle aziende è, dall'esperienza recente, una cattiva idea. Soprattutto avere il silos fa sì che il silos del business, quello che si aspetta delle soluzioni, abbia delle aspettative un po' irrealistiche, perché ChatGPT ti fa fare l'effetto wow, ma poi chi l'ha provato per davvero lo sa che c'ha un sacco di problematiche, termine tecnico, allucinazioni, e quindi non è che dai via, fammi una chiamata all'API e abbiamo integrato tutto quanto. Aspetta, nel provo finire. Quindi l'allineamento fra business, chi si intende di dati e intelligenza artificiale e l'IT tradizionale, che dovrebbe anche mettere la produzione di questa roba, è fondamentale. E soprattutto c'è il rischio opposto. Siccome uno li spaventa, gli business, dice guarda, vi cambia tutto continuamente, una reazione che ho visto anche recentemente da un mio cliente, vabbè, allora aspetto. E ho detto sì, va bene, patronissimi, mi aspettate, ma fate finta di essere un'industria tessile nel 1870. Vedi l'energia elettrica, dice oh, fa converto il motore a vapore e motore elettrico, oppure aspetto? No, aspetto. E che cosa succede dopo 2 anni quando tutti i tuoi competitor hanno un motore elettrico e te sei ancora col motore a vapore? I lavoratori vanno a lavorare in prefabbricato, l'ambiente è molto più salubre. La produttività con motore elettrico è 10-100 volte di più. Motore elettrico è efficiente sia in piccola scala che in grande scala, motore a vapore è soltanto in grande scala. C'è tutta una serie di questioni che ridefinivano completamente il modo di fare business, abbiamo già visto, quindi basta guardare un po' la storia, è soltanto il fatto che adesso sono più veloci. E quindi per 3 mesi forse vale come aver perso un par d'anni all'inizio del 900. E quindi anche questo aspetto è un modo per far male le cose, perché quando arrivi tardi e ti confronti con un sistema esponenziale, il ritardo all'inizio sembra simile a un sistema lineare, no? Un esponente, una funzione lineare all'inizio non sono così diverse. Il fatto è che la distanza tra le due e il gap da colmare diventa sempre di più. E poi diventa così ampio che non lo recuperi. E poi
poi chiaramente andare a risolvere il problema non importava a nessuno, e si è risolto un altro modo tipico della product ownership per fare cose molto male. Niente di nuovo. Soltanto è che abbiamo una secchiata di hype in più rispetto al passato, e chi non si mette là veramente a discernere della possibilità e dei problemi è ancora più facile di prima. E quindi farsi guidare la tecnologia è un altro modo per farsi molto male e sbagliare. E infine, la qualità dell'intelligenza artificiale è legata alla qualità del dato ad essa associata. Chiaramente esiste la legge di Murphy sui dati, qualsiasi cosa può andare storto sui dati, va trastorto. E quindi attenzione ai dati, potrebbero contenere dei bias, potrebbero contenere dei trend che non sono più realistici o non sono più rispecchianti della realtà e così via. Termini molto tecnici, parliamo di business. E quindi succede che si prende un dato di test e gli sviluppatori fanno qualcosa finché il risultato rispetto a quel campione di test è soddisfacente. E quindi il gruppo di data science tipicamente se ne esce in questa maniera: yeah, funzionava bene sui dati di test. Ma il produttore può dire sì, ma questa cosa non risolve il problema di business. Ho capito, ma sui dati di test sono stati bravi. E questa è la conversazione che talvolta ascolto nelle mie squadre che sviluppano l'intelligenza artificiale. Non è facile. Vediamo come poter farla un po' meglio. Ora io ho 20 minuti, non è che posso tenervi qui tutto il giorno. Sì, avrei il materiale per tenervi qui tutto il giorno. Di che cosa non vi parlerò? C'è il tema di come disegniamo l'architettura. Il design for change è ancora più importante del software tradizionale. C'è il tema di come disegniamo le squadre per lavorare in maniera facile con quell'architettura. Eventuali corne di bottiglia sono, siccome la velocità è più spiccata, si pagano ancora di più che nel software tradizionale. C'è da parlare di continuous delivery, continuous integration, che con l'intelligenza artificiale si chiama MLOps, adesso sono invitate anche LLMOps, insomma, a parte le sigle, il tema è quello: consegnare frequentemente, raccogliere feedback molto frequentemente in una maniera automatica, per cui aggiornare non richieda un particolare intervento umano. Come si fa a testarla questa roba? Come si fa a parlare di qualità e altre pratiche ingegneristiche? Che ho tutto nel mio libro, che mi sono scordato a casa, quindi vi posso dare il link per scaricarlo, perché di come cartacee sono rimaste la sera, scusate. Vi parlo dell'azienda farmaceutica, al momento è sotto NDA, ma sperabilmente nella seconda parte di quest'anno dovrebbero uscire allo scoperto. Comunque sta parlando di un'azienda che è nelle top 10 al mondo e già 50.000 dipendenti. Hanno il problema tipico delle farmaceutiche di avere una quantità di dato, testo, non strutturato, dove è contenuto un sacco di saggezza, di idee molto interessanti, e doverla elaborare il più possibile, il più velocemente possibile. E quindi come fare? Abbiamo fatto una configurazione che, per chi conosce Scrum at Scale, è abbastanza semplice, ovvero una squadra di squadre, di tre squadre, di cui una squadra di produttori. Chi non conosce Scrum at Scale sta guardando sta roba e dice: questi sono pazzi, Scrum non è fatto così. Si usano i pattern. Che cosa sono i pattern? Sono delle soluzioni eleganti al problema ricorrente del determinato contesto, e sono quello che si usa in Scrum per arricchire la Scrum Guide. E quindi il pattern è una soluzione riusabile. Sono tutti in questo libro, sono 137, e quindi di cui la Scrum Guide è una trentina, quindi c'è tanta roba più oltre la Scrum Guide. Questo è stato inventato da Sutherland, credo, di Coffin, Harrison e Mike Beadle. Quindi, qual è il principio che sto osservando dai miei clienti? Che quando si fa l'intelligenza artificiale si cambia una certa relazione. Cioè, nel software tradizionale, tra avere idee e trasformarle in software c'è un rapporto significativo. Infatti in Scrum si parla di avere un produttore e N developer fino a un massimo di meno di 10, altrimenti diventa il team improduttivo. Ma quando la tecnologia è molto versatile, molto facile, e ci si può parlare con uno skill acquisibile molto più rapidamente, questo rapporto può cambiare. E quindi c'è tutto il tema dello human in the loop, cioè dando dei feedback continui alla macchina, la macchina impara e il sistema diventa sempre migliore. Quindi l'idea del team cross-funzionale, che abbiamo già visto in passato, ovvero quello di trasferire nella squadra le competenze
from concept to cash per andare in produzione da soli, c'è un elemento nuovo. Invece di avere un singolo product owner, probabilmente c'è più lavoro per umanamente una persona sola. In questo ci viene in aiuto il pattern che si chiama product owner team, e quindi poi squadra di squadre. Quindi cos'è una squadra di squadre? Se una squadra è un gruppo di individui che lavorano insieme e si aiutano per raggiungere l'obiettivo comune, quello della squadra, una squadra di squadre è un gruppo di squadre che lavorano insieme e si aiutano per raggiungere l'obiettivo comune, quello della squadra di squadre. E il product owner team è un team capitanato da un chief product owner che ha l'ultima parola sulla priorità, perché noi sappiamo dall'esperienza che i comitati non funzionano se c'è da prioritizzare ancora una singola persona. E le altre persone di questo team servono in maniera complementare a aumentare la capacità di questo gruppo di fare product ownership. Quindi da fuori è ancora un product owner, ma in realtà è uno staff che aumenta la capacità di questo product owner di parlare con gli stakeholder, capire domini diversi e così via. Capite che in ambito medico la quantità di domini è sterminata, perché te una tecnologia, potenzialmente la stessa tecnologia per i più tecnici, un automatic tagging, un qualcosa da un testo fa dei tag automatici, lo può utilizzare per taggare le conversazioni fra medico e paziente, taggare la letteratura scientifica, taggare la letteratura di business. La tecnologia è la stessa, ma l'interlocutore sono completamente diversi. Come fai a relazionarti? Sia per numerosità che per terminologia. Ti occorre più persone. E questo è come abbiamo risolto questo problema in questo mio cliente negli ultimi... Si sta parlando dal 2020 ad oggi, eh? Il team esiste da un bel po'. E quindi cosa fa tutto il team? C'ha il Metascrum. Il Metascrum è il refinement del refinement, che esisteva tra Scrum e Scale, non si è inventato nulla, abbiamo preso solo dei pattern esistenti. E quindi si chiarifica prima ancora del refinement la priorizzazione ad alto livello e gli obiettivi, e quindi si prepara un pochino il lavoro di modo che possa essere edibile poi dalle singole squadre. Quindi noi in questo team abbiamo cadenzato il Metascrum due volte a sprint il giorno prima del refinement, di modo che l'output del giorno precedente potenzialmente potrà diventare l'input del giorno successivo, e introdotto un nuovo concetto, quindi dalla definizione di pronto che esiste dallo Scrum base abbiamo anche una definizione di buono abbastanza. Il buono abbastanza è l'output del Metascrum. E quindi questa è la professione. E poi ho utilizzato uno strumentino che potete scaricare, la versione che ho personalizzato per questo team e poi raffinato un pochettino, lo do anche nei corsi di produttore di vero, quindi, ed è sul mio sito, quindi potete andare a scaricare, che è un template per fare il value poker, ovvero come faccio a mettere d'accordo persone potenzialmente anche in conflitto fra di loro su una priorità comune? C'è questo foglio in cui è un po' preparato con delle formule, sostanzialmente da un budget. Per ogni feature le persone chiamate a votare devono scegliere da 0 low value, insomma 10 very low value, fino a 50 very high value. Questa è la scala. E il budget a disposizione, quindi a differenza del planning poker che probabilmente conoscete benissimo, la differenza è che il numero di gettoni a disposizione è finito, non posso puntare solo dall'infinito, come è veramente quando sei a fare il poker texano con le fish. E quindi questo è calcolato moltiplicando per 30 il numero di occorrenze. Quindi uno stakeholder molto pigro mette tutto 30, ha usato i soldi e ha finito il suo lavoro, ma così non ha fatto niente. E quindi quello che farà uno stakeholder è mettere 50 le cose che sono molto importanti e 10 le cose poco importanti finché non ha gettoni disponibili. A quel punto, che cosa fa il produttore? Raccoglie questi fogli, potenzialmente anche per email, quindi può essere fatto anche da remoto e in asincrono questa cosa qua, e comincia a guardare i risultati. Facciamo finta che aveva 5 stakeholder, mettendo insieme i risultati, che cosa si va a vedere? Si va a vedere la roba che è divisiva, cioè prendere i numeri non ha particolarmente interesse, ma vedete qui ci sono 240. Non è che se uno ha fatto 250, quello ha alte priorità, se uno ha fatto tante basse priorità. Bisogna andare a capire dove il sistema complesso non può essere linearizzato con una scala. Perché questo qua sotto è interessante e questo qui non è interessante? Perché qui c'è un 50 e un 10, qualcuno dice molto alto e qualcuno ha detto molto basso. Di qua invece lo stesso 140 sono valori molto simili. E quindi quello che ci dice l'esperienza è che tipicamente quando volete scoprire una killer application,
quella lì è un'opinione molto forte e tipicamente contestata, e quindi si fa un bel workshop per discutere soltanto della roba che vale la pena discutere. E quindi si chiede, esattamente come nel planning poker, perché 50 e perché 10? Fatti, non opinioni. Perché 5? Scambiatevi fatti o informazioni che avete. Perché 50 e perché 10? E il produttore, bello bello, prende lì e prende note. Non deve privatizzare là durante il bello poi. Prende note, poi si ritira, riflettendo anche sul costo, costo di capo, troverà la privatizzazione finale. Quindi questo è spiegato molto rapidamente la dinamica che abbiamo utilizzato in questo team, dove appunto gli stakeholder erano una numerosità, poi io vengo da Siena, sono 55.000 abitanti, e queste aziende sono 50.000, quindi insomma sarebbe come fare un software per tutti gli abitanti della città. Ecco, l'importante è farli convergere sui fatti, non secondo me, ok? Perché comunque col secondo me è un po' difficile. E quindi l'idea è di rilasciare spesso e rilasciare il prima possibile e ascoltare i tuoi clienti. E questo lo diceva anche il movimento open source, questa citazione non agile per una volta. Che vuol dire Dan? In Scrum abbiamo il concetto di definizione di fatto. È difficile, perché ad esempio la guida autonoma si è inventata a questi livelli, ma che vuol dire il livello massimo? Tipicamente dice, ok, la performance umana si fa un po' meglio, ma l'uomo fa un sacco di errori. E quindi che vuol dire? Una macchina che fa soltanto un paio di incidenti all'anno può andare da sola? Sono dei temi ancora risolti, anche etici, come dicevo, che vi lascio come spunto di riflessione. E qui c'è un esempio divertente, no? Quindi un messaggino dicendo, Brian, la pizza è schedulata per questo orario, conferma sì o no, e questo vale risponde prendendolo in giro. Thank you, Papa John, you're handsome, man. I shall you call the carbs vixen. E vabbè, insomma, lo prende in giro. E alla fine l'ultimo messaggio dice, ascolta, ti sta scrivendo una persona vera perché il nostro sistema non è ancora pronto, sono un paga minima, mi dici se vuoi la pizza oppure no. Ecco, questo è un modo di dire, si va in produzione per fare il sistema e non si fa il sistema per andare in produzione. Questo è fortemente raccomandato. E quindi, come diceva Paolo Leonardo, l'arte non è mai finita, è soltanto abbandonata. Infatti questo è considerato uno dei pezzi più importanti della storia dell'arte, in realtà è, un'opera d'arte incompleta. Cioè, tanto Leonardo ha smesso di dipingerla perché gli si è paralizzato il braccio destro. E quindi abbiamo visto che ci sono 30 strati. E in tutti i libri di Agile, mio incluso, c'è questo concetto, che dà l'idea di una progressione verso qualcosa di tutto definito. Con l'intelligenza artificiale è un po' un errore, perché bisognerebbe parlare di un altro rapporto di questo tipo. Si continua a ritoccare qualcosa di finito e si abbandona quando siamo sfiniti, quando è buono abbastanza. Non c'è l'idea lineare della progressione verso la finitezza. È una finitezza che itera su se stessa. E il business deve capire questo, altrimenti i vostri progetti di intelligenza artificiale fanno molta fatica ad andare in produzione. Spero di essere stato nei tempi. Guardo Raffaele. Grazie a tutti.